Sì, queste sono le ultime opere che ho realizzato. Sono opere che comunque ho realizzato a partire dal 2010, poi mi sono un attimo interrotto per portare avanti altri progetti, essendo anche musicista, mi piace suonare il trombone in vari progetti. E questo è uno dei vari progetti artistici che volevo portare avanti, la pittura perché mi appassiona un sacco, anche la scultura e quant'altro. Le tecniche principalmente sono sempre le stesse, le medesime. Mi piace lavorare molto sull'acrilico, su soggetti astratti, o rielaborare comunque le forme reali, anche figurative, però sempre in forme più oniriche e astratte anche quelle. In alcuni quadri come questo mi piace un po' giocare, ecco, sperimentare un po' sull'ironia, come ad esempio questo, invece di All You Need Is Love, All We Need Is Blood, reinterpretando i personaggi come vampiri. Poi altre opere nascono specialmente dal caso, dal sogno, quindi anche le tracce del colore, una volta che definiscono, che vanno a finire sopra la tela o sopra il cartone, a seconda della base, riesco poi ad avere, diciamo, un'ispirazione data appunto dai tratti e dal colore insieme. Quindi lavoro su varie stratigrafie di colore, ma sempre comunque acrilico o olio. E quindi la realizzazione finale, ecco, di alcuni soggetti è questa. Poi questi sono i soggetti più piccoli perché mi piace molto di più lavorare su tele più grandi che purtroppo in questa occasione non ci sono, però insomma si possono visionare anche sul sito della Le Boschi Production, che è appunto un sito che ho realizzato dove esporre tutti i miei lavori, ecco, le mie opere. Quindi piano piano viene integrato a seconda dei soggetti delle opere ultime che ho appena realizzato, ecco. Per il resto, insomma, oltre alla tecnica, l'ispirazione principale è quella degli artisti dei primi del Novecento, per poi arrivare, insomma, a tutti i filoni più astratti e surreali, quindi insomma già a partire da Kandinsky fino ad arrivare a Dalì, Picasso, eccetera, eccetera, insomma. Di contemporaneo conosco diversi autori che però si riprendono sempre da artisti comunque sia di metà del Novecento, quindi anche, non so, Pollock, Basquiat, queste figure insomma importanti di vari periodi insomma storici, pittorici e sociali. Quindi le caratteristiche principali, ecco, sono quelle dell'idea, insomma, di quello che deve realizzare l'autore con il colore, con il segno, ma anche comunque un contesto sociale ogni tanto viene ripreso. È presente più che altro su altre tele che non sono qui presenti in questo momento, però ad esempio un'opera come questa, chiamata Nemesi conformista, vuole rappresentare che è stato realizzato nel periodo, diciamo, pre-Covid. Vuole un po', diciamo, interpretare quello che è, insomma, la società in questo momento, la vittoria, insomma, del conformismo, di tutto quello che viene abbracciato nel calderone, diciamo, più sociale, contemporaneo di questo periodo, ecco. Quindi, questo è quanto, insomma. Poteva essere, insomma, l'industria discografica, ecco, poteva rappresentare anche questo. Nulla contro i Beatles, però comunque loro, diciamo che simboleggiano quello che è, diciamo, il mainstream musicale. Quindi, come dicevo prima, essendo appassionato anche di musica, purtroppo chi è indipendente, chi è creativo così, rimane, diciamo, ristretto in un angolo, mentre chi insomma fa una carriera artistica e quant'altro viene insomma incoraggiato dalle grandi industrie discografiche a produrre, diciamo, quello che poco rappresenta l'autore
rappresenta molto di più il denaro, diciamo, che porta l'industria discografica, insomma.